Salve a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Quanto è Pippa Alberto. Un saluto da Kyle, il nostro perdomana, e da me. Allora, stiamo ancora impazzendo nel cercare le nostre carte e nel cercare il mazzo gustoso e sovraffino. Nel frattempo abbiamo comunque sbustato 50 bustine della nuova espansione nella speranza che ci portino fortuna. Il video è già online, quindi se vi va di vederlo, è un video in tre parti, perché un'ora e mezza di video erano due palle così, veramente. C'erano più palle a montarlo che a farlo e tutto quanto. Con un nostro simpatico collaboratore come special guest. Quindi guardatelo, non mancate, così vi fate anche una mezza spoiler sulle carte della nuova espansione, su come sono le bustine. Detto ciò, noi continuiamo sull'onda dell'old school, sull'onda della roba vecchia, perché a me la roba vecchia ci piace. E quindi, badam! Una versione restaurata, riveduta e corretta del Sultai Ultimatum. Ma come funziona? Aspetta, facciamola un po' meglio. Ma come funziona? Presto detto. Praticamente, usiamo 4 Emergent Ultimatum in un mazzo da 60 carte e lui, Burning Crown Daemon. Signori, sta carta è fantastica perché è un 6-6 a costo 6, e già questo, figo, mitica, lo so, ce l'hai Wildcard? No, ah, vinto il culo. E che cosa fa? Leggiamo bene attentamente quello che fa. Volare. Quando il Burning Rune Demon enters the battlefield, entra in gioco, you may search your library for exactly 2 cards not named Burning Rune Demon that have different name. If you do, reveal those cards. An opponent chooses one of them, put the chosen card into your hand and the other into your graveyard, then shuffle. Vi ricorda nulla questo? Vi ricorda nulla questo? Con la sola differenza che puoi non necessariamente prenderle di un singolo colore, ma quanto cavolo te pare. Praticamente, se ti entra Emergent Ultimatum, ti giochi Emergent Ultimatum e fai Chiora, Shadow Verdict, Epiphany, Shark Typhoon, Tibalt, quello che cavolo ti pare. Ma se non hai Emergent Ultimatum, ma c'hai lui, puoi fare Burning Crown Daemon, ti vai a prendere Emergent Ultimatum, e comunque nel frattempo tu hai messo un 6-6 in campo, un 6-6 a costo 6, che è già lì. Boriclex, vieni qui e ciupa. Boriclex, come your unsucket. E che fai? E poi ti vai a prendere Emergent Ultimatum. Stupendo, perfetto. Che cazzo vede più della vita? Questa è praticamente la win con del mazzo. Ci abbiamo ovviamente messo boom, 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 rimozioni come se piovessero. Sinceramente avrei scelto cose migliori, perché per esempio Elspeth secondo me è una rimozione leggermente più utile contro il Dimir o contro il Mill Deck rispetto, o contro un Rakdos rispetto ad altre. Ma fondamentalmente quello che fai con Elspeth, cioè esiliare il cimitero, lo fai con Shadow Verdict, quindi averne 6 secondo me è più che buono e sufficiente. Per pescare quello che noi ci serve, ovviamente abbiamo 4 opt e Teferi, perché Teferi esagerato, cioè, Teferi è esagerato, poi almeno 10 fai 2 turni, praticamente se riesci a caricarlo con Arrund è molto 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 particolare. Ovviamente appunto la wincon come al solito di Emergent Ultimatum è qui, tranne che per Vorinclex, perché se non gioca Vorinclex, perché appunto gioca Burning Crown Daemon, che è molto molto più forte secondo me, anche perché vola. E poi ovviamente abbiamo il ramp, quel Wolf Willow, ma dico bene, Wolf Willow Even, Wolf Willow Even,
e Cultivate. Allora, mo spendo una piccola, apro una piccola parentesi su questa carta. Ovviamente non su Cultivate in generale, ma su quello che c'è sulla carta. Cioè, allora, fammi capisse. Cara, buono Kyle, non te cacca sotto. Cara la mia Wizard, hai tirato su un casino. Hai bandito una cosa come 10, 12, 15 carte. Perché? Perché avevano delle cose che sembravano razziste. Mi ricordo che hai bannato una carta. Perché? Perché c'erano dei tizi incappucciati convinti che erano quelli del Ku Klux Klan. E poi, nell'archivio di magia, The Stick Seven, me prendi, me metti Cultivate, che sarebbe coltivare, che fai? Me ci metti un afroamericano dentro al campo di cotone. Ma là te sei proprio ritardata, Wizard. Cioè, che cazzo me ci rappresenta? Perché? Non c'ha senso, Mimi, non c'ha senso. Cioè, no, perché Black Lives Matter, Black Lives Matter. E poi? Poi questo? Cioè, proprio, dove riparare da una parte vai a sfasciare dall'altra. Ma ancora amico mio faceva finta di far muratore, faceva ste stronzate. Cioè, ma avete levato carte? Perché no, potrebbero offendere la... Vabbè. Perché avete bandito una carta perché c'era scritto Exile Target Black Creature. Perché Black Creature non si può più sentire perché è razzista. Ma vi rendete conto come state? Cioè, avete fatto ridere pure il pappagallo. Vabbè. Comunque, detto ciò, il nostro comparto di terre doppie è ovviamente un 3x3x. Abbiamo evitato i Triumph perché vogliamo giocare Temple Passage. E perché appunto con 4 Cultivate, 4x2 fa 8. Quindi ovviamente devi avere almeno 3 volte tanto il numero delle carte che ti servono da non apprendere con Cultivate, se no peschi Cultivate e tu dai qua in faccia, proprio qua, o qua, così. Comunque, questo è il mazzo, questa è la spoiler, non ci resta che andare a provare. Dico la verità, questo mazzo lo volevo montare da un paio di settimane, anche 3 settimane. Ma uno mi mancavano le wild card e due c'avevo altri mazzi in canna che non mi serviva a fare wild card per questo mazzo. Quindi è arrivato un po' tardi anche per questo motivo. Anche perché secondo... Madonna mia, a parte sta... Oddio, no, potrebbe... No, siamo on the play. Siamo on the play e ci tocca fare Fable Passage e facciarlo su Foresta. Però poi, secondo turno, Wolf Willow... vabbè, dai. Cioè, io odio fa ste cose, perché veramente è una terra... Cioè, sembra che t'accelera, ma in realtà te rallenta. Però alla luce dei Cultivate, Wolf Willow Heaven, levasse una terra per rampare 3 terre, direi che va più che bene. Punto che sono 1, 2, 3... 4, 5, 6. Potrei anche 6 mana. Oddio, potrebbe anche essere la porta buona. Abbiamo pescato Ultimatum. Bene. Ok, sto mazzo sentirà molto la mancanza di Binding the Old God e tutta quell'altra roba. Però ottimo. Allora, noi ci abbiamo già, prendiamo 2 terre, noi ci abbiamo già 1-2 verdi. Quindi il nero ce l'abbiamo a mano, quindi quello che io vorrei andare a fare è prendere una terra blu e una terra nera. Mettiamo in gioco la blu e passiamo.
1, 2, 3, 4, 5 e una 6. Effettivamente Shark Typhoon, Madonna mia, ma che davvero? Ma tu non mi puoi fare sti pezzi? Vabbè, è in risposta di Piermana Verde, stupido. Bravo. Entarn. Allora, 1, 2, 3, 4. 4, 5 mana contro i 5 mana miei. Solo che noi caghiamo uno Shark 4-4. Prima che lui passa. Non conviene più. Va bene, il Gargarot entra. Take the action. Allora, a costo 6/7 ci possiamo prendere. Ah, Runde Epifani mi piace tanto. E facciamo Crippling Fear. Bravo. Due, quattro, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Questo è il settimo mana, potrebbe scombattere col ultimatum lui. Se ce l'ha, noi ce l'abbiamo. Pesca una carta, va bene. Si pescato, compa. Wow. Ah, hai tappato tutto? Perfetto, grazie. Ma muito bon. Muchas gracias. Chiora? Arrun d'Epifani. E facciamo ovviamente Tibalt, la combo definitiva. Lui probabilmente non mi darà Arrund Epifani. Quindi prepariamoci a Tibalt con Kiora. Lo sapevamo. Tibalt. Chiara. Siria, va. Eureka moment. Figo. A Wolf Willow Heaven. Ok. Non lo so se so Eureka Moment mo voglio giocare. Però sicuro mi voglio giocare roba che c'è nel suo cimitero e la roba che c'è nel mio. Due, quattro, sei, sette. Cioè, quindi lui non c'ha ultimatum. Ah,
Va bene. Tocca a me. Oddio. Oddio. Ma che davvero? Vabbè, allora another one. Vinciamo così e vaffanculo. Chi se ne frega. Mo devi spaccare tutte e due. Nice. Due. Uno, due, tre. Aspetta. View Battlefield. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Con Wolf Willow. Perfetto. Don. Eureka moment. È stato veramente subdolo contargli le terre e vedere che c'aveva la terra che dava due mana e togliergliela. Cioè, giocatelo Emergent Ultimatum adesso, giocatelo. Mignottone pazzo, mignottone pazzo, se la tua vita cacare farà, com'era? Famignottone pazzo la risolverà. Vabbè, here we go. Stamano ce la teniamo perché ci abbiamo tanto bel mana. Specialmente ci abbiamo tutte terre veloci. E a noi le terre veloci piacciono tanto, 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 tanto. Mignottone pazzo! E trovate pure Griffin Fear, quindi praticamente è mono bianco ciaone. Dobbiamo rushare al prossimo turno. Magecraft. Meglio che cazzo scappi in instant spell. Get 1-1 until end of turn. 1-1 until end of turn. Oh yeah. This is a fucking freestyle. Mamma mia, quanti turni! Qua serve il mana verde, nero. Non c'ha senso tenersela in mano, tanto vale le valle. Perfetto. Dai, cala qualcos'altro al Seid. Sì! Va bene? Tocca a me, posso? Ciao. Sceglierò addetto al montaggio. Sì, Assembly Worker è la soluzione giusta. Ciao. Ah, beh, allora. Mi stai velatamente dicendo che te devi esili a tutto per un peter cazzo? Ma perché? Posso giocare un altro turno? Prima cultivate. Mi prendo un mana blu. E un mana verde? Sì. Quindi blu, blu e verde. Il verde in gioco. Il blu qua. All right. Who's ready for a good time? Perfetto.
scattiamo Chiora, mettiamo questo qua. Che cazzo era? No attack. Ole. Fasa. Mo va pure pesca. Wow. No, no, ma tranquillo, eh. Mamma mia, Shadow Verdict mai quando serve, eh? Aspetta, magari abbiamo pescato? No, va bene Crippling Fear. Allora. Ci prendiamo un altro mana verde. No, un altro mana nero. Ah. Vabbè. Ultimatum. Facciamo Shadow Verdict, Valky. E Barney Rune Demon. Così, per divertirsi. Ovviamente. Tibalt, Burning Rune Demon. Take the action. Ci prendiamo 8? No. Ci prendiamo Crippling Fear e Shadow Verdict. Anzi, Shock Typhoon. Esiliamo la prima carta di ogni library. Opt. Ok. Teferi. Sì. Ok. Perfetto, end turn. Ma dai, perché? Avevo appena cominciato. Ma guardate sta gente. Mignottone pazzo. Mignottone pazzo. Che buono chinotto. Che buoni che so i chinotti. Ti ricordi signore, mi facevi pure tu i chinotti? Allora,
Siamo on play. On play. E ce la teniamo. Ce la teniamo. Forestalo. Questa me la gioco proprio per ultima. This is mono red. They play mono red. Fairbank champion. Orribile doppio verde così, però che dopo. T'attacchi al cazzo con Robber of the Rich. A parte i danni, ovviamente. Ma è l'unica. Un altro Fable Passage. Va bene. Allora, qua l'unica cosa è che noi qua dobbiamo tirare fuori due mana neri. 2, 3, 4, 5. Via Torbran. Via Torbran. Due, quattro, sei. Prima, sei, sette, otto, nove. No, due, quattro, sei, a posto. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, dobbiamo pescare a terra. Se peschiamo terra forse riusciamo a vincere la partita addirittura. Non così però. 2, 3, 4, 5. Cultivate è entrato veramente troppo tardi. Ci possiamo fare nulla. GG. Ah, quasi carino sto. Cos'è? Una sottospecie di driade. Insomma, eccoli. Conosci il tuo nemico. Ok, mo mi mancano solo due mana neri. Foresta, quindi Jund. Eccolo! Ma fammi dare un'occhiata alla tua mano, va? Mignottone pazzo! Ok. Questo qui, incredibile, cioè, ha pubblicato l'altro ieri questo mazzo CGB e la gente già ci gioca. La tua sfortuna è una sola, è che io so come funziona questo mazzo. E so che tu sei la carta chiave. Perché sei quello che gli fa fare necropotenza insieme a Bastion. Quindi praticamente se noi esiliamo, però gli manca
a fatto aver fatto tante tante pedine. Questa è molto 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 pericolosa come cosa. Allora, perché io devo esiliare. E aspettiamo. Insomma, hanno detto che dobbiamo soffrire, eh? Oh, è incredibile, ci serve un mana nero. Invece c'è entrato un altro blu-verde. E comunque è meglio Shadow Verdict o Crippling Fear contro questo mazzo? Secondo me Crippling Fear è quello che serve. Però, allora, lui dice Dice. Enter the battle, when this creature dies, when this creature dies. Quindi mi dovrò esiliare pure coso. Vediamo se lui si inventa qualcosa per non perfetto. Quindi lui perde il professore di zoomanzia. Però penso che mo si rigioca lei. Perfetto. E noi peschiamo mana nero. Ok. Shadow Verdict. Così non triggera un cazzo. Tocca a te. Professore Zomanzia, ah, costa 4. Aha. E l'utilità di ciò? Perché questa roba? Vabbè. Alberto, non giudicare. Purga. Allora, potremmo fare Epifani, due pedine e tutto quanto, ma secondo me Epifani è meglio giocarselo il turno prima di scombare. Il Burning Run Demon, onestamente non so che cosa mi dovrei annappiare. Mi potrei annapprendere Opt e Wolf Willow Heaven. Va, come così, va. Oh, Wolf Willow e Cultivate proprio. Della serie, guarda, non c'ho bisogno di un cazzo. Che ho già tutto quello che mi serve in mano. Proprio a farlo cacare in mano, sì. Mi piace, dai. Quindi, ah no, aspetta, posso anche andarmi a prendere le terre? E allora, aspetta, allora vaffanculo, prendo un Triom e una foresta. Mi manca un mana verde. Prendo te. E prendo te. Giusto per farti capire, mi servono due terre. Oh mio Dio, adesso quale terra dovrà scegliere? Non c'è una risposta giusta, amico mio. Ti sto innegabilmente dicendo che ho scombato. Bravo, bravo. Paga giganta, bravo, bravo. Non te l'aspettavi, eh?
Ma tu sei convinto ad arrivare al prossimo turno? Quello è il problema. Ah, beh, allora. Allora, Shark Typhoon, ovviamente. Valky, ovviamente. E Kiora, ovviamente. Anzi, no. Invece che Shark Typhoon... Arron de P. No, no. Arron de Epifani. Allora, secondo me lui non vuole Kiora. Ci sta pure a farmi giocare un altro turno perché c'è un sacco di game life. Quindi lui potrebbe pure decidere di farmi giocare un altro turno. Infatti. Perfetto. Quello che lui non sa, sfortunatamente, è che noi abbiamo l'altra emergente ultimatum in mano. Ma va bene così. È artefatto? No, è incantesimo. Quindi vabbè, esiliamo la prima. Make no mistake. Allora, prendiamo un altro mana blu. Emergent Ultimatum. Già, amico mio. Ciao. Allora, noi abbiamo qua tre mana, abbiamo pescato l'unico mana rosso nel mazzo, abbiamo Wolf Willow e Cultivate, con Teferi e Ultimatum. Io la tengo proprio a mani bassissime proprio. A prescindere da quello che mi troverò davanti, c'ho una mano che è buona. Certo, adesso bisognerebbe... carino! Allora, adesso quello che dovremmo fare, Cultivate sul doppia palude. Questa montagna non la giocheremo mai. E sperare di pescare qualcosa di interessante. Noi terra di turno non l'abbiamo calata. Potrei ripiegare su una... su un'isola per fare opt. Sì. Quindi facciamo isola e palude. Palude in gioco. Isola, terra di turno, opt. Devo mettere l'illustrazione nuova di Opta. E ci abbiamo la verde e nera, perfetto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e ten conti. Allora, a noi adesso, qua Emergent Ultimatum, cosa potrebbe servire? Mall of the Skyclave. Teoricamente niente.
Se peschiamo rimozione in questo turno la possiamo giocare, ci possiamo anche divertire relativamente. Sfortunatamente, per modo di dire, non abbiamo pescato quello che volevamo, ma abbiamo pescato di meglio. Teferi. After a thousand years, Drovacard. think fast. Allora, noi ce l'abbiamo il doppio nero a terra? Sì, ce l'abbiamo il verde? Sì, quindi teoricamente questa la potremmo anche buttare. Oh! Perché non me l'hai fatto castare? Posso fare quando mi pare le abilità dei Teferi. Mannaggia tutto! Dig, 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 dig. No, meglio la montagna. Ah, costa due in più. Adesso porco Giuda, Crippling Fear sarebbe proprio la perfezione. Faccio proprio no, ma basta di più. O Shadow Verdict o Crippling Fear. Quanta cattiveria per un Teferi solo. Che c'è? Non attacchi più. Dai, attaccami Teferi. Ma devo leggere bene Phasing, perché Phasing può essere pure che lo... che gli disequipaggia. Ok, no, hanno deciso di uccidere, provare a uccidere Teferi, che vuole fare la pedina 4-4. Ecco, mo Shadow Verdict sarebbe proprio la perfezione. Yeee! Ciao! Ciao! Via tutto! Time to improvise. Ok. Quindi il turno dopo emergono tutti i mago. Che cazzo è? Put your account on each planet's walk. Whenever a permanent you control, become the target of a spell ability of opponent control, you may draw a card. Ah, interessante. Vabbè, è inutile. Vabbè, al Said. Sei rimasto con una scarpa e una ciabatta. Think fast. Via il passaggio. Oh no. Via per il passaggio. Allora, Valky. Chiora. Epifani. Anche se pure il demono non sarebbe stato male. Il bello di questo mazzo è che gira o comunque leggermente più veloce rispetto a quello di 80 carte. Perché io col mazzo di 80 carte, Emergent Ultimatum, così spesso non lo casto mai. Lo dico proprio con assoluta proprio no certezza di più. Buona questa. Discard a card, draw a card. A questo punto via opt. Triplo nero. A più 2, Exile. Figo.
Ah no, già. Pesca una carta, scarta una carta. Ho l'attack. Meno 3 a tutte. No! Ma dovevo finire di scombare. Che palle. Ma guarda te che tipo. Cioè, io ho capito che tu stai rosicando perché stai a perdere. Pure io rosico spesso. Cazzo, almeno fammi finire di scombare. Fa vedere. Content creation, cazzarola. Cioè, la gente mi sabota. Sabotaggio, sabotaggio. Comunque, a parte le stronzate, il mazzo, come avete visto, gira bene, senza neanche troppo usare troppe manipolazioni. Secondo me Opt potrebbe essere sostituito da qualcosa di un po' più champagne, per così dire, non lo so. Personalmente, almeno per come l'ho giocato io e per come lo vedo, questo mazzo non è il classico mazzo che si tiene due mana per counterare. Quindi comunque, se volessimo cambiare Opto con qualcosa, comunque dovrebbe essere sempre un pescaggio o una rimozione e non un counter. Credo che questo mazzo i counter, a meno che non ci mettiamo qua a posto di Opto Mystical Dispute, ma proprio così, è più da side. Se il counter in questo mazzo non è più da side, questo è un deck che veramente ti diverte. E poi avere l'alternativa, la manipolazione senza il blu, è molto molto interessante. Il lavoro che fa il Burning Rune Demon, il demone, quello che fa il demone, bella, ci piace così, abbiamo culato. Quello che appunto fa il demone è più o meno un effetto molto simile all'ultimanum. Quindi ci ritroviamo in realtà con un mazzo che fa più di 4 ultimatum. È una carta che giocano in pochi, quindi l'interazione secondo me è particolarmente efficace. A parte ovviamente l'effetto sorpresa di un tizio che ti vede abituato al Sultai Orion, così ti vede invece giocare un Sultai da 60 carte, ma che comunque va veloce con un Sultai Orion, forse anche leggermente di più. Quindi questa è secondo me una cosa molto molto figa, molto molto figa. Sì, è fighissima, cazzo. A me il mazzo è piaciuto, dico la verità, ci ho messo tanto per tirarlo fuori. Perché appunto mancavano i wild card, cercavo di pescarli con i bustini e i demoni, di la verità, e invece ho dovuto craftare alla fine. Però, miei coglioni, penso dentro il mio cervello gira un mono nero con questo cazzo di demone e qualcos'altro vicino. Ma penso che lo vedremo nelle prossime settimane, / prossimi mesi, una build del genere. Comunque, per oggi è tutto. Un saluto da cazzo stai, da Kyle, il nostro Bird of Mana. Ciao Kyle! E un saluto da me. Signori, alla prossima succhiata.